Buongiorno e bentornati a economiaitalia.com, il sito di economia dalla parte del consumatore. Prima di passare all'argomento della giornata, vi invitiamo a lasciare un like e mettere un commento sotto il nostro video ed iscrivervi al canale. L'argomento di oggi sono gli ETF. Iniziamo oggi con una serie di video sugli ETF e vi presenteremo i migliori ETF che ci sono in questo periodo. Iniziamo con alcuni ETF su materie prime. Quale caratteristica hanno più importante? La caratteristica più importante degli ETF su materie prime è che in caso di inflazione riescono a proteggere un po' il nostro capitale, perché di solito le materie prime, il prezzo delle materie prime cresce con il crescere dell'inflazione. Quindi nel momento in cui andiamo a investire i nostri soldi in qualche materia prima particolare, il prezzo di questo ETF su materie prime crescerà il rapporto più o meno simile alla crescita dell'inflazione. Partiamo col primo. Questi ETF ne parlerò, li indicherò in maniera in italiano, li leggo in italiano in modo che io non mi sbaglierò e voi riuscirete a capire meglio di quello che si sta parlando. D'altronde metteremo un link all'articolo in cui c'è scritto per bene come il loro titolo, e ci sono anche altri parametri come i grafici in tempo reale. Perciò il video che vedete oggi, anche se lo vedrete fra un anno, è la stessa cosa, perché comunque sia nell'articolo i prezzi saranno sempre comunque aggiornati, perché abbiamo questi grafici particolari che si aggiornano automaticamente giorno per giorno in cui è indicato il prezzo. Allora partiamo col primo. Il primo è Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategies, NOK1 ETF. È un ETF molto grande, si parla di 5,2 miliardi di dollari. Le spese per questo ETF sono dello 0,59%, oppure 59% l'anno, ogni 10.000 euro investiti. Il titolo di questo ETF è autoesplicativo, se si esamina uno per uno. In poche parole, il gestore patrimoniale Invesco offre questo fondo a chi cerca un modo ad alto rendimento per investire su un paniere diversificato di materie prime. Cioè, con questo ETF tu potrai investire in più di una materia prima, perché ci sono investito in varie azioni che possono risultare rapportate all'oro, rapportate al litio, rapportate al petrolio, rapportate insomma a queste materie prime importanti. E quindi quando queste materie prime aumenteranno di prezzo, aumenterà anche il valore dell'ETF e viceversa. Il secondo è First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, il simbolo FTGC. Il patrimonio gestito qui è di 2,4 miliardi, le spese sono del 1,02%, perciò iniziano ad essere abbastanza importanti. E anche questo anche questo ETF riguarda un gruppo di materie prime. Le principali partecipazioni sono petrolio, oro, rame, zucchero e soia.
Queste sono materie un po' diversificate rispetto al primo, in modo che ognuno potrà scegliere quali sono le migliori. Ricordiamo solo che questo fondo gestito attivamente ha elaborato un approccio che ha prodotto il 9% nell'anno in corso rispetto al 7% del fondo di cui parlavamo prima. Passiamo al numero 3, Invesco DB Commodity Index Tracking Fund, il simbolo è DBC, e stiamo parlando di un fondo da un patrimonio di 1,8 miliardi di dollari. Qui traccia un gruppo di 14 contratti future sulle materie prime, e il costo è di 0,85. Dopo voi potete controllare il grafico, potrete approfondire questi ETF. Un altro, secondo noi, molto interessante è il United States All Fund, patrimonio di 1,2 miliardi e le spese 0,70. Qui parliamo di materie energetiche basate sul petrolio, da non confondere col suo fondo gemello, che è l'United States 12 mesi All Fund, che detiene contratti future distribuiti. Ciò può fornire prospettive a più lungo termine su un profilo di volatilità ridotto, ma USR non è particolarmente liquido, con meno di 100 milioni di dollari in asset. Oltre ad essere semplicemente più grande, ha affermato, questo fondo, che ha come simbolo USO, si concentra su contratti a breve termine, con la maggior parte dei suoi asset al momento in cui scriviamo, nei contratti futures di agosto per il greggio West Texas Intermediate. Altro fondo, se secondo noi ancora più interessante, cioè quello secondo noi un pochino meglio di tutti, è quello sull'oro. Se voi andate sul sito, sulla pagina, e cliccate sopra il temporale del prezzo, del grafico, potete vedere il prezzo 5 giorni fa, un mese fa, 3 mesi fa, 6 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa. Allora, oggi il prezzo è lì esattamente, segna 2,26, ok? 226 dollari. Vediamo un po'. Un anno fa, un mese fa segnava più o meno uguale. 3 mesi fa segnava 220, 220. 6 mesi fa segnava 187. 2 anni fa segnava 163. 10 anni fa segnava 122. Ecco che praticamente questo patrimonio, questo ETF, il cui simbolo è GLD, cioè SPDR Gold Trust, ha un patrimonio gestito di 62 miliardi di dollari. E come tutti gli investimenti su oro, che noi diciamo sempre, insomma, che una piccola parte dei propri capitali, sono capitali importanti, è sempre avere bene un capitale in oro, questo fondo è in continua crescita praticamente. Da 10 anni a questa parte si passa da 124 dollari e siamo a 222 dollari. Per carità, 10 anni è solo un 100% di crescita, però è un indicativo del fatto che comunque sia, tiene i nostri soldi al caldo, belli protetti da varie situazioni che possono essere molto negative. Allora, con questo primo video abbiamo finito. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento
e ci sentiamo al prossimo video su YTF che verrà a breve.